Qual è il compito dell'USCA e come reagiscono i pazienti al vostro arrivo? Allora, noi come USCA, che significa Unità Speciale di Continuità Assistenziale, siamo il tramite tra il paziente con sintomi sospetti Covid o un paziente Covid positivo sintomatico e il medico di medicina generale. In quanto noi siamo riforniti di tutti questi DPI che poi voi potete vedere, e invece il medico di medicina generale no, e quindi veniamo inviati e siamo sul campo i suoi occhi, le sue orecchie e le sue mani, quindi facciamo la nostra visita e la riferiamo tutta a lui. Insieme decidiamo la terapia da portare avanti in base alle problematiche del paziente che noi rileviamo, poi contattiamo il medico di medicina generale e insieme decideremo il trattamento. Per quanto riguarda le modalità di visita e come si è svolto il nostro lavoro fino adesso sul campo, diciamo che è stato tutto, diciamo, alla base di tutto, cioè il non contagiarci e il non contagiare i pazienti, quindi rimanere in sicurezza per tutti, per noi e per loro. Quindi noi partiamo bardati in questo modo, vestiti così, e aggiungiamo a questi DPI, che sono la nostra prima pelle, una seconda pelle di ulteriori DPI, quindi un ulteriore camice monouso che poi verrà gettato all'uscita dall'abitazione, una visiera che poi verrà anche questa decontaminata, una mascherina chirurgica sopra alla mascherina FP2 e dei calzari aggiuntivi, oltre ovviamente al cambio guanti durante ogni attività di visita a domicilio. Le persone che ci vedono, diciamo, per adesso non abbiamo avuto reazioni troppo bizzarre perché sono già preparate emotivamente al nostro arrivo, in quanto la nostra segreteria compie un triage telefonico prima di mandarci in azione e quindi spiega al paziente che arriveranno questi due signori, un medico e un infermiere, a casa loro per fare il tampone, per fare la visita, e saremo vestiti così. Quindi loro non si preoccupano quando ci vedono. C'è da dire che comunque sono molto più felici quando ce ne andiamo piuttosto quando arriviamo, ecco. Dottoressa Chinellato, può parlarci dell'attività dell'USCA nel nostro territorio? Certo, in applicazione alla normativa nazionale e regionale, alle linee guida che sono state date dalla Regione, che prevede che siano istituite delle unità speciali di continuità assistenziale per 50.000 abitanti, l'azienda ha programmato la costituzione di 4 unità speciali. E il 3 di aprile è partita la prima unità speciale nella sede di Porto Gruaro e successivamente a Jesolo e recentemente nel San Donatese. Comunque queste unità speciali hanno lavorato in tutto il territorio, tant'è che tutti i comuni sono stati serviti dall'USCA per i residenti che hanno avuto necessità, quindi pazienti Covid o sospetti Covid. E le unità speciali lavorano 7 giorni su 7 nelle 12 ore giornaliere, generalmente lavoriamo su 8 ore perché queste sono le necessità, però talvolta ci sono più equip costituite da un medico e da un infermiere che lavorano contemporaneamente in tutto il territorio. Come dicevo, solo 3 comuni non hanno avuto necessità di attività di questo tipo, ma in tutti gli altri comuni siamo stati. E l'ultima USCA la attiveremo in base alle necessità e alla domanda. Le attività che noi facciamo sono circa 4 accessi al giorno in media, però in media talvolta ne facciamo 10, 12, 15, altre volte ne facciamo meno. Pazienti in media sono 14 al giorno, i pazienti totali sono stati 479, prevalentemente pazienti Covid, ma abbiamo lavorato anche per i loro contatti, quindi per le famiglie. Gli accessi totali sono stati 129, e di cui numero 16 in RSA, e questi sono stati, come dicevo prima, fondamentali perché sempre in collaborazione con il medico della struttura la nostra equip è entrata per visitare e valutare assieme la necessità di terapie cliniche, di terapia
farmacologica detta sperimentale, perché è una terapia che pur essendo approvata dall'AIFA, insomma, è ancora è nuova come terapia, e anche per valutare necessità di diagnostica strumentale come la radiografia effettuata in loco. Poi ci sono state visite specialistiche e con il supporto del medico specialista che lavora nella medicina dedicata al Covid, che si è recato in struttura come consulente. E altre attività, circa un migliaio di prestazioni, e i pazienti che hanno beneficiato di questa nuova terapia sono stati 13. Abbiamo effettuato, dico solo, quelle maggiori. A Porto Gruaro, ad esempio, 211 valutazioni. A San Donato di Piave ne abbiamo, se la trovo, a San Donato di Piave ne abbiamo fatto 45, e poi via via in tutto il rimanente territorio abbiamo fatto più di 500 prestazioni.